Come sapete, noi di Airforex spesso parliamo di temi che tante volte nel trading online, soprattutto in Italia, non vengono tanto discusse, come per esempio temi del mindset, di come funziona il nostro cervello, le nostre decisioni, le nostre emozioni. Insieme ad Antonio spesso facciamo dei seminari ad hoc con gli utenti iscritti per esempio al nostro abbonamento Platino, al nostro gruppo Platino. Insomma, cerchiamo di toccare anche questa sfera e anche nella parte tecnica comunque. Tante volte tocchiamo dei temi che vengono così discussi poco, a mio avviso, invece sono molto importanti per fare trading e farlo seriamente. E in questo video, sarà un breve video, ma voglio rendervi così dire coscienti, consapevoli di un qualcosa che a mio avviso tante volte viene discusso, ma in realtà non viene bene approfondito. Cos'è questa cosa? Questa cosa si chiama accettazione del rischio. Tutti noi che facciamo trading da un po' di tempo conosciamo la parola rischio, sappiamo di che cosa si tratta. Rischio significa mettere a disposizione del mercato dei soldi, cioè investirli, per cercare di guadagnarne di più. Per guadagnare questi soldi e quindi cercare di fare un trading profittevole, appunto, dobbiamo mettere, no? Dobbiamo investire, dobbiamo rischiare del denaro. E quindi spesso nel nostro fare trading, nel nostro quotidiano, si parla di investo X soldi, investo X euro, metto come stop loss X dollari. E questo spesso, a mio avviso, non è nemmeno considerato nel momento in cui si fa l'operazione. Cioè io noto tantissimi che entrano dentro al mercato e non sanno esattamente quello che stanno rischiando, oppure lo sanno, ma in realtà non hanno veramente accettato il rischio. Mi è capitato proprio qualche giorno fa di parlare con un ragazzo che aveva posizionato il suo stop, quindi aveva la sua posizione e parlando io avevo percepito una sua paura, come una sua, più che paura, un suo disagio. E andando in profondità ho capito che lui aveva inserito uno stop, comunque un massimo rischio nella sua operazione, che non coincideva esattamente con un suo massimo rischio emotivo, cioè aveva rischiato percentualmente su quel trade nel suo capitale soldi, che tra l'altro erano anche importanti da quello che mi diceva, diciamo una cifra abbastanza giusta, no? Una cifra abbastanza in linea con quello che sono anche i consigli che noi possiamo dare di quanto rischiare sul singolo trade. Il problema è che non ci aveva avuto, non aveva una consapevolezza così grande di se stesso, del proprio metodo e del proprio trading, che non gli permetteva di essere tranquillo nella gestione di quell'operazione o di quel possibile stop che era comunque in linea col suo capitale soldi. E quindi non c'era stata una vera e propria accettazione del rischio, in primis all'inizio dell'operazione. Quindi noi possiamo avere tutti i soldi che vogliamo, ma se non cresciamo nel trading è difficile che poi riusciremo a gestire l'emotività che ne deriva. E una delle prime cose è l'accettazione del rischio. Il money management, la gestione del nostro denaro, è in stretta connessione con la nostra gestione emotiva. E quindi più di pensare a quanto posso rischiare nel singolo trade in base al mio capitale, dobbiamo pensare se siamo già pronti a livello proprio nostro, personale, emotivo, a gestire quei soldi in perdita, cioè quel costo dell'operazione. Vi do un consiglio: quando voi iniziate a fare un trade, cioè partite con un trade e per esempio avete 10.000 euro nel vostro, che è il vostro capitale nel vostro broker, e volete rischiare l'1% a singolo trade, che è 100 euro sui 10.000 euro, quindi il vostro massimo stop loss è di 100 euro. Provate a pensare che quando inserite l'operazione, cioè quando entrate a mercato, non quando inserite un ordine pendente, cioè quando il mercato entra, dovete pensare che quei soldi voi li avete già dati al mercato.
E allora in questo caso provate a pensare come vi sentite se quei soldi appena inserite l'ordine sono già stati dati al mercato, già avete avuto il costo, anche se in realtà non è stato colpito lo stop loss. Come vi sentite? E poi, se io di questi 1% dovesse succedere in una situazione dove avrò 5 operazioni consecutive in perdita, come mi sento per poi affrontare la sesta posizione? Sono tranquillo oppure soffrirei e non riuscirei a entrare con lo stesso rischio dopo la sesta operazione, cioè alla sesta operazione dopo 5 posizioni consecutive in perdita? Al di là del valore soldi, della percentuale che sarebbe un 5%, quindi qualcosa di gestibilissimo da un trader, ma a livello di capitale psicologico, capitale emotivo, come mi sentirei? Queste sono delle domande che dovete farvi. E non rispondetevi con delle bugie, rispondetevi con una verità, perché allora a quel punto, se riuscite a essere seri e senza dirvi bugie, dire bugie a voi stessi in questo caso, riuscirete a capire qual è la vostra soglia di rischio e quindi avere già un'accettazione del rischio nel momento in cui si fa trading. Questa accettazione del rischio vi permetterà di gestire le posizioni in profitto in maniera totalmente indifferente, e questo vi farà guadagnare di più, e le posizioni in perdita pure, perché non subirete un'aggressione emotiva che vi porterà magari in una situazione di down o in una situazione che non vi fa poi essere profittevole, perché vi va a condizionare poi in altre azioni negative che non hanno alcun valore nel trading e che sono poi magari anche molto istintive, non hanno nulla a che vedere con la vostra parte razionale che vi permette invece di capire cosa bisogna fare e farlo ovviamente fatto bene. Ecco, questo non so se sono arrivato, ma penso proprio di sì con questi esempi che ho fatto. Quindi, quando si fa trading, oltre al fatto che bisogna formarsi bene, e come diciamo sempre, ci vuole il tempo anche per consapevolizzare questa accettazione del rischio, ricordatevi sempre queste parole. Cercate di farvi questi esempi, cercare di essere già a costo sull'operazione. Noi, è come dico sempre, siamo come dei commercianti, quindi nel momento in cui io ho comprato un microfono, esempio questo microfono, e lo voglio rivendere, se l'ho comprato a 100, io l'ho già pagato, quindi faccio magazzino. Ecco, stessa cosa lo stop loss. Se io vado sull'operazione, ho già comprato, facciamo esempio, quella merce, quindi ho già accettato di pagare, di avere un costo su quel trade. Provate a pensarla così, così riuscirete molto probabilmente più facilmente a accettare quel rischio. Se voi lo accettate già dall'inizio, senza nessun problema, pensando anche a possibili costi consecutivi che possono arrivare, perché si possono arrivare, allora a quel punto io credo che riuscirete a gestire meglio il tutto e probabilmente anche la vostra operatività da un punto di vista proprio di drawdown, profittabilità, migliorerà. Questo ovviamente in ottica discrezionale, io sto sempre parlando ai trader che tendenzialmente vanno a seguire un po' il nostro approccio al mercato, quindi con la price action è un po' quello che da tanti anni, ormai quasi oltre 10, andiamo a condividere. Bene, non mi sembra di avere altro da dire, spero di avervi dato un'altra chicchetta, un bel input interessante per la vostra attività di trading. Per qualsiasi cosa potete scrivermi qui sui commenti, via mail, consultare il sito YearForex, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, ci vediamo al prossimo video, alle prossime live, e vi auguro un buon trading simple. Ciao a tutti!